Il paradiso, anticipazioni al 3 marzo, Gemma da un malore, Ludovica gelosa dell'ex. L'appuntamento con il paradiso delle signore 7 è confermato nella settimana che va dal 27 febbraio al 3 marzo 2023 con nuove attesissime puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso. Spazio anche al rapporto tra Marcello e Adelaide, i due diventeranno sempre più complici. Questo feeling speciale finirà per scatenare la gelosia dell'ex fidanzata di Barbieri. Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate del Paradiso delle Signore fino al 3 marzo 2023 rivelano che Ezio prenderà in mano le redini della difficile situazione sentimentale che si è venuta a creare con Gloria e Veronica. Dopo la notte di passione con la sua ex moglie, l'uomo le confesserà di essere pronto a raccontare tutto a Veronica e mettere così una pietra alla loro relazione. Peccato, però, che nel momento in cui si recherà dalla donna ci sarà un colpo di scena del tutto inaspettato e preoccupante. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 rivelano che Gemma verrà colta da un malore improvviso, la ragazza perderà i sensi e farà preoccupare tantissimo non solo sua mamma ma anche lo stesso Colombo. Le condizioni di salute della giovane Venere appariranno preoccupanti e, a quel punto, Ezio deciderà di non parlare più con Veronica, informando Gloria della sua scelta. Intanto, dopo il malore, Gemma si sottoporrà a degli accertamenti medici e scoprirà di essere incinta del suo primo figlio. La figlia di Veronica è incinta ma, dopo tale scoperta, preferirà non dire nulla ai suoi familiari, la ragazza vorrà tenere per sé questo segreto ma ben presto, sarà sua mamma a rendersi conto di quello che le sta succedendo. E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7 fino al 3 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello e Adelaide, i due porteranno avanti la loro relazione e appariranno sempre più complici e affiatati. Tale rapporto finirà per indispettire Ludovica, l'ex fidanzata di Marcello si renderà conto di essere gelosa e forse, a distanza di anni dalla fine di questa relazione, non ha ancora dimenticato il giovane Barbieri. Anche Umberto Guarnieri inizierà ad essere infastidito dal legame speciale che la contessa ha instaurato con il giovane Marcello. Ormai è diventato il suo nuovo braccio destro sia sul lavoro che nel privato. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.